Riscaldo, sì. No al Green Pass, perché lo spiega la legge. Costituzione italiana, articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro o sul Green Pass. Costituzione italiana, articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Siamo proprio sicuri? Costituzione italiana, articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il Green Pass fa distinzioni? Costituzione italiana, articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Il Green Pass riconosce o toglie il lavoro. Costituzione italiana, articolo 13. La libertà personale è inviolabile. Il Green Pass garantisce la libertà personale. Costituzione italiana, articolo 34. La scuola è aperta a tutti. Sì, se hai il Green Pass. Costituzione italiana, articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Costituzione italiana, articolo 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Anche con il Green Pass. Dichiarazione universale dei diritti umani, articolo 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Con il Green Pass siamo ancora tutti liberi ed uguali. Dichiarazione universale dei diritti umani, articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Il Green Pass garantisce tutto ciò. Dichiarazione universale dei diritti umani, articolo 7. Tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente dichiarazione, come contro qualsiasi persona che mi sta guardando a tale discriminazione. Regolamento UE del Parlamento Europeo, numero 953-2020. Ah, non lo so. È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti-Covid-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate, o hanno scelto di non essere vaccinate. Cari amici e amiche di Facebook, siamo a Bari. We'll be right back.
Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.